Siamo a Miami, a bordo del nuovo MTI 390X con Randy Sisson. Hi Randy. Hi, how are you? Good, thanks. This is our brand new 39. Right. With 450 Mercury's on it. It's our latest one and it's been a home run. Everybody loves it. It handles better, goes just as fast, and it's a fun boat to drive. You'll see. Oh, wow. Randy, when did you have, for the first time, the helm of a boat? I grew up with my parents and they took us boating when we were young, so I got to start early. Then later on, when I was buying my own boats, I started with little hydro streams. Do you familiar with those? Very small little V-bottom, single engine. They go like this down through there. So that was our first boats. And then as I got a little bigger and older, I was able to buy a race boat. And we raced outboard drag boats for a while. Then we got into light offshore racing and ran those. I had a 24 skater was my first catamaran, and I was hooked. After that, that's all I've done is and my center consoles. But yeah, I was hooked early. You are a world champion. Oh yeah, it's been good. We've been very fortunate. But when did you decide to start, to begin with MTI? So I lived in Dubai for 10 years. Yeah. I was there for 8 years and I managed Victory Team. We started Victory Team. So that was a good time for us. We learned a lot. My boss was very good about R&D so we could test everything. And what we found is the more we settled the boat down, the faster the lap times would go. And the guys that I had racing, a lot of them didn't have much experience. So we had to make them more user friendly. And then when I get customers to go for a ride now, they go, how come yours is so much different than everybody else's? We had an unlimited budget for testing. You know, we were able to do all the R&D that everybody else couldn't do. So it's changed the way our boat acts compared to the other ones. So I tell everybody, ride in all of them, but come ride in ours and you'll see the difference. You must see it for yourself. You build a very fast boat, but also boat that you can drive easily. Yes. This is the key points of this kind of boat. Of every MTI I have tested, the V-hull, the catamaran, all of them have this feature. But I suppose that a new driver is not able to push at the limit a boat like this. He needs some training. Yeah, most of the customers by the time they get to us have had several other boats previously, some sort of performance boating. And so it's a pretty easy transition. But I don't expect them and they don't expect to go maximum speed the first time out. But they're still great just cruising, just running around. And for us, on a nice day, you'll cruise 85 to 100 miles an hour, and it's so easy to operate. And I'll show you how easy that is here in a minute. Great. So, we can go. Yes, we can go. Come tutte le migliori imbarcazioni di MTI, anche questa è costruita interamente di carbonio per infusione di resina epossidica. E poi post curata, post cotta in un forno per stabilizzare le caratteristiche del carbonio e renderlo durevole nel tempo. Questa è la migliore tecnologia di costruzione che oggi si conosca al mondo, utilizzata non solo per le imbarcazioni, ma anche per le auto più veloci del mondo. Su questo modello abbiamo due fuoribordo di nuova generazione, i Mercury Racing da 450 cavalli, e sono stati montati su dei jack plate, cioè su delle piastre aggiunte allo specchio di poppa, in modo da poter regolare con precisione la migliore altezza possibile del fuoribordo. Eh sì, perché più sono in alto, meno c'è resistenza e quindi si va più veloci. Ma attenzione, quel setup, così come il passo, la forma, il cap delle eliche, deve essere regolato anche per rendere la barca più guidabile. Allora potete scegliere, grazie alla loro esperienza, se avere una barca quasi da corsa oppure una barca turistica. In ogni caso sappiate che questo tipo di scafo non è solo veloce, ma grazie alla sua efficienza, è anche economico nei consumi. Incredibile, è vero? Però adesso ve ne accorgerete. We'll be right back.
barca è stupenda, la grafica è meravigliosa e solitamente tutte le barche di MTI vengono verniciate con molta cura, il design è altrettanto rifinito con precisione, ma attenzione, potete anche farle reppare, è una procedura più semplice, più veloce, in questa maniera potete avere la barca prima e costa anche meno. Non è finita, quando vi stufate di una certa cover la cambiate, come se fosse uno smartphone. Beh, insomma, costa un po' di più, ma si può fare. Oh, we got another one coming, this is funny. Oh, wow, another MTI, great, what a show. This is good. Very good. So, together. Okay, you're gonna go to 2500, that's good, right there. Okay, we're just gonna wait here a second. Okay. So we're on plane. E va in planata senza alcuna cabrata. So we're on plane. Now it's up to you how fast you want to go. With this setting, it's very conservative. So we're good. Allora siamo alla velocità di 20 nodi, la possiamo guidare come se fosse una lenta imbarcazione da diporto, consumando anche piuttosto poco, ci vogliono circa 2 litri per ogni miglio. Ok, now let's go to 60. 60? Yeah. Ok. Randy vuole andare veloce, e chi lo tiene? Il fatto è che più veloce vai e più senti il divertimento, perché la barca ti fa sentire il piacere di volare sull'acqua, ma con notevole stabilità e sicurezza. So we're at 50 and now you're getting 2.2 miles a gallon. You're doing better. Yes. Allora abbiamo aumentato la velocità, adesso siamo intorno ai 50 nodi e consumiamo sempre 2 litri per miglio. Go to 75. 75? Yes, 75. Sure. Just give me some gas. Basta accelerare. Ecco, mano a mano che si dà gas e aumenta la velocità, si sente la pompa che si solleva leggermente. Questo effetto ci potrebbe indurre ad abbassare un po' il trim, ma no, non lo facciamo. Vogliamo guidarla in maniera semplice e goderci tutte le sue prestazioni facilmente. Siamo a 70 miglia per ora, motori 70, a 4.000. You're still 2 miles in a gallon. Fantastico, motori a 4.000 giri minuto, 70 miglia per ora e siamo a più di mezzo miglio con un litro. Ok, go ahead and make your turn. Ora la proviamo un po' in virata. Give me a little more. Little more? Little more. Lui dice di stringere la virata, io lo faccio, se lo dice lui mi fido. Ma stiamo virando a 70 miglia per ora. Ecco, ora vedo Downtown Miami, raddrizzo e... You're still turning at 70. Oh, sì, e siamo usciti dalla virata senza aver perso nemmeno un miglio per ora. Con noi a bordo Nicolò Roccatagliata. Una new entry per The Boat Show, lo abbiamo sottoposto subito ad una prova di velocità e se resiste con noi a questa andatura, beh, può fare qualsiasi cosa. Let's go to 80. Let's go 80. Oh. Se comincia ad andare veloci, ora mi sto divertendo perché sono 80 miglia. And what I like is we can talk. At 85 miles an hour. Ha ragione Randy, e a questa velocità possiamo chiacchierare, conversare, potremmo anche berci un drink. Go towards that one a little bit, yeah? Yeah. Tagliamo la scia di una barca e vediamo come si comporta. And we turn and go that way. Okay. Now chasing. Perfect. Good. I'm over Very there. Very good. Sorpassiamo un altro MTI e abbiamo anche il tempo di salutarvi. Yuhu! Ah, abbiamo ingaggiato un duello. Guardate la facilità con cui
tiene la rotta questa imbarcazione. Randy ha il berretto in testa come sul 340X. È favoloso viaggiare a questa velocità con questo bilanciamento, un assetto perfetto, i motori a 5.000 giri minuto, siamo a 100 miglia per ora. Randy mi dice di togliere un po' di gas. Ah no, ecco perché, siamo a 95 miglia per ora. No, let me get back up. Non ci credo, sempre 2 litri per miglio. Ma è pazzesca l'efficienza di questa imbarcazione. Small propeller. We were on the rev limiter, RPM. Fantastic boat. E mentre chiacchiero così, vi dico che stiamo correndo a 100 miglia per ora. Ma vi immaginate, la velocità in mare è equivalente almeno al doppio di quella sulla terra. Cioè, se qui andiamo a 200 km all'ora, è come se andassimo a 400 km all'ora in pista. Per essere un'azienda di successo non bisogna mai fermarsi, bisogna continuare a sviluppare i prodotti, a fare meglio di anno in anno. E Randy ed MTI ci riescono ed è per questo che il loro successo nel mondo sta continuando a crescere. Great, great. This is your idea of the business, I suppose. That's exactly not only, right. Not only money, right. But best solution, best construction, best boat. Yes. We want the best. You want the best. Me too. Thank you.